Nella quinta giornata del girone F di Serie D, il Castelnuovo passeggia al Mariani Pavone di Pineto battendo l'Aurora Alta Casertano per 3-1. Neroverdi che devono riscattarsi dopo la sconfitta di Capistrello, mentre i biancorossi che vanno alla ricerca della prima vittoria stagionale. La prima occasione, nonché il primo gol del vantaggio del Castelnuovo, arriva al sesto minuto di gioco. Calcio di punizione da parte di Corticchia. Sul secondo palo spunta Pulsoni che di testa insacca il gol del vantaggio neroverde. Al nono minuto di gioco risponde la formazione di Mister De Rosa. Lopez raccoglie una palla al limite dell'area, tenta una sforbiciata. L'estremo difensore Grace del Castelnuovo riesce a parare e a evitare il pareggio ospite. Al tredicesimo, Castelnuovo che va alla ricerca del raddoppio, calcio d'angolo dalla destra, raccoglie la sfera a Pulsoni che, non contento della prima marcatura, tenta il gol della sua doppietta personale, ma la palla si spegne sul fondo. Gol del raddoppio che arriva 8 minuti più tardi, pallone allargato sulla sinistra in direzione di Petronelli, quest'ultimo cross di prima intenzione, trova Ripa, il quale mette il gol del 2-0. Castelnuovo che sfiora il tris negli ultimi minuti della prima frazione di gara, azione manovrata alla perfezione. Ripa, cross in mezzo per D'Egidio, ma quest'ultimo non raggiunge la sfera. Nella ripresa la partita viene scemando, poche le occasioni su entrambi i fronti. Al terzo minuto ci prova il numero 7 D'Egidio sugli sviluppi di un calcio di punizione. Tenta di ingannare Kuzmanovic, ma quest'ultimo è reattivo e devia il pallone. Al tredicesimo della ripresa, il Castelnuovo trova il gol del 3-0 sugli sviluppi di un corner dalla sinistra. D'Egidio fa partire una parabola pazzesca che finisce sul secondo palo di Kuzmanovic, nessuna deviazione. Il numero 7 del Castelnuovo effettua un gol straordinario. Alla mezz'ora della ripresa, l'Aurora Alto Casertano trova il gol del 3-1, il primo gol stagionale per la formazione biancorossa. Mancino sugli sviluppi di un calcio di punizione, cross sul primo palo, tante deviazioni, ma alla fine la palla entra in gol. Al quarantesimo della ripresa c'è l'ultima occasione della gara. Sugli sviluppi di un corner, Vallefuoco ci prova di testa, ma la palla sorvola la traversa di qualche metro. Dopo 5 minuti di recupero, arriva il triplice fischio del direttore di gara. Al Mariani Pavone termina 3-1 per la formazione di Mister Di Fabio, la quale raggiunge quota 10 punti in classifica, mentre per l'Aurora Alto Casertano è tempo di cambiare marcia. L'atteggiamento non è quello che voglio io, perché la partita va giocata sempre fino alla fine, senza mollare un centimetro. Se qualcuno è stanco, alza la manina. Mi chiama, mi avvisa, esce ed entra qualcun altro un po' più fresco, però sono episodi che non devono più accadere, che dobbiamo ripetere, perché poi prendi gol come è successo su 3-1, la partita ritorna ad essere in pericolo. Quindi c'è soltanto il rammarico di non aver capito bene quale era la formazione da poter schierare da subito. Infatti nel secondo tempo abbiamo visto una squadra diversa, con un mordente più acceso, e lo abbiamo anche dimostrato. Ripeto, il Castelnuovo Romano è una signora squadra, ha giocato bene a pallone, almeno nei primi 15 minuti ho visto una netta superiorità, almeno per quello che mi riguarda. Poi pian piano anche noi abbiamo preso coraggio e abbiamo fatto vedere che sappiamo giocare a pallone.